Vediamo come piegare la moneta. Si fa con questi gimmick, vedi, questi sono dei pezzi di metallo, qui dentro entrerà la moneta la piegheremo così e i pezzi di metallo rientreranno all'interno delle maniche. Come le abbiamo agganciate all'interno delle maniche lo vedremo dopo, però vediamo come iniziare il gioco. Si prende, si tiene così, tra pollice e indice, questa è l'angolazione. La stessa cosa dell'altro, tra pollice e indice, così. Prendiamo la mano, è la matita, la moneta la prendiamo, la appoggiamo sul tavolo o ce la facciamo, dici, guarda, prendi una moneta, firma una moneta, gli dai il pennarello e firma, tu stai così. E quindi poi tenti di star rilassato, insomma, in questo modo, o parli tenendo le dita in questo modo. Devi firmare la moneta, vedi, io ce l'ho nascosto, devi firmare la moneta. Lo spettatore firmerà la moneta. Vado a fare lo spettatore, cioè faccio un segno di riconoscimento sopra la moneta. Nel frattempo, questi tu, questi le devi aver prese quando nessuno ti guarda, prima ancora di iniziare il gioco, eh? Quando nessuno ti guarda, fai il movimento di prenderle e sei così. Bene, firmata la moneta, guarda con pollice e indice, prendo con la mano destra e lo vado a mettere nello spacco che ho qua della mano sinistra. Vediamo? Lo vediamo sotto copertura così, quindi mentre è nascosto lo infilo qua. In realtà ti faccio vedere così. La mano destra, questo, vedi, questo è il dito che lo tiene in questa posizione. Vado e andrò a mettermi così, guarda, così. A questo punto io dico, beh, sarebbe impossibile con la sola forza delle mani piegarla. Ti faccio vedere in realtà quando io faccio questo movimento cosa succede. Che io prendo e lo piego, ok? Sarebbe impossibile piegarlo, ma guarda cosa faccio, alzo questo in maniera tale che l'attenzione va su questo e quest'altra mano si abbassa, mentre si abbassa rilascio dentro, ok? Facile facile, quindi ti faccio vedere il timing, ok? La moneta dentro, questo si infila mentre è nascosto, prendo e dico, beh, potrei spingere quanto voglio, ma non ce la farei mai. Invece in realtà lo piego, ok? Usando questo metodo. A questo punto tolgo questo, abbasso la mano e mentre abbasso questa mano alzo l'altra, l'attenzione quindi va su questa. La tengo così, non faccio vedere ancora che l'ho piegata, la tengo un po' coperta e lascio andare questo. A questo punto con la mano destra libera prendo questo e lascio andare questo quando la mano si abbassa, quindi l'attenzione va a questa. Nel frattempo io guardo. Non faccio vedere chiaramente che ho già piegato la moneta, non in modo chiaro, in maniera tale che faccio vedere adesso che ci smanetto, che tento di piegarla ecco qua, sono riuscito a piegare la moneta e via. A questo punto la moneta la puoi lasciare allo spettatore che l'aveva presa, che era la sua moneta, e se la ritroverà come ricordo piegata. Ricorda che se uno vuole riutilizzare la moneta basta metterla sul tavolo e con la mazza boom 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 dai tre mazzate e ritorna dritta, ma è molto più bello avere un bel souvenir in questo modo. Però la moneta si può riaddrizzare, è tanto un metallo molto morbido. Moneta consigliata 5 centesimi, la moneta più adatta è 5 centesimi. Come era attaccato questo qua? Allora innanzitutto vediamo dove devi arrivare. Guarda, io ce l'ho qui, naturalmente questo mi ferma qua, in maniera tale che io velocemente lo posso prendere senza bisogno che mi sta troppo su e però l'energia per riscapparmi dalla mano, quindi facilmente lo posso prendere e andare nella mano. Dove l'attacco? Beh, lo attacco nella giacca nel punto tale che mi abbia quella lunghezza là. Quindi per me il punto era questo, ok? In un punto della giacca potevo anche attaccarlo di qua. Il punto era questo, la stessa cosa anche di qua, eh? Ho scelto più o meno questa distanza. Ora, ciò non toglie che potrei alzarlo ad 1 centimetro e fare la prova se mi ci trovo meglio, o se no potrei anche metterlo più in basso e magari fare qualche nodo per vedere se essendo più corto, però io non ho voluto accorciare l'elastico perché magari è più difficile poi tornare indietro, ho preferito alzare il punto e ho visto che più o meno, oh, qui che cos'è, non è affilato, ho visto che più o meno questa era l'altezza in cui il gioco mi veniva in maniera soddisfacente, quindi l'elastico riusciva a gestirlo bene. Questa cosa è soggettiva, c'è chi può amare l'elastico che tira di più, che tira di meno, io direi non c'è bisogno che tiri tanto, eh. È importante che quando tu lo lasci abbia il suo inerzia andare via, quindi non che tiri tantissimo. L'elastico, chi ha costruito il gioco potrebbe averlo messo più o meno lungo, quindi il punto non è definitivo per tutti, quindi anche ognuno ha le mani più o meno lunghe, quindi varia. Comunque questa era la spiegazione del gioco della moneta, a questo non c'entra niente, questo è un altro gioco, questa era la spiegazione del gioco della moneta che
viene piegata.